Allora, un buongiorno a tutti e benvenuti nel primo episodio ufficiale di eh, eh, ho ancora il dubbio sul nome di quello che sto facendo, eh, però va bene. Mm. Comunque, eh, o si chiama Jump, o si chiama eh, Geek Battery o Geek Battery come di usare una terminologia corretta, eh, dunque Ok, allora, tra l'episodio 0 e l'episodio 1 c'è stata una piccola avventura tra me e Max, che praticamente lui ha trovato un dungeon, della Mord Dungeon, l'abbiamo esplorato, tipo siamo morti malamente una dozzina di volte, no beh, siamo morti io tre volte mi sembra, perché avevo un count dei morti di... Uh, due, mi sembra totali e mi sono ritrovato adesso a 5 solo che poi per motivi di uh, uh, orario diciamo uh, sono, siamo andati a dormire quindi l'abbiamo diciamo piantata lì uh, io praticamente uh, oltre a aver fatto quella co cos'è sta cosa cos'è sta cosa qui ma non si può avere un ragno con un cappello con, rovesciato con dentro i fiori, dai ma chi l'ha creata sta moda dei cappelli comunque, dicevo uh, dunque, sono la mia catapecchia è sempre la mia catapecchia ho fatto una piccola miniera che poi si è rivelata una cosa molto 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 bella perché adesso vi faccio vedere subito mettiamo subito tanta carne al fuoco um, sempre se riesco a risparmi questi semi che non saranno inutili. Allora, io qua sotto nella mia lunga discesa verso l'infinito e oltre ho già fatto un po' di tunnel, un po' di cose, adesso poi metto un attimo a posto, faccio cose, vedo gente, distruggo mob. Allora, Uh, di qui sono andato in cerca di diamanti. E Infatti, mi è, è andata bene. Ne ho già trovati qua. E poi ce ne sono ancora un paio lì con degli smeraldi. Um, L'altra cosa, invece, è questa qua. Un po' di suspense. Grazie, praticamente per farla breve. Io sotto casa mia uh, ho praticamente uh, land. Non ho ancora dove cavolo. Anzi, devo passare di qua. Scusate. Io praticamente non so ancora bene come sia potuto accadere, perché casa mia l'ho scelta palesemente a caso, cioè non ho guardato il territorio, non ho guardato il sottosuolo. Come potete vedere, adesso però mi allontano subito, se no mi spawnano i mostri ciottoli. Eh, C'è il portale del land sotto casa praticamente, eh, l'altra volta ce l'aveva Superbus, Stavolta, volente o nolente, ce l'ho io. Eh, ci dove, mi toccherà diciamo, fare un collegamento, ovviamente, anche per questo per gli altri partecipanti del server. e Non mi ricordo più dove devo uscire. Scusi, l'uscita è ah, lì qua. Eh, si, sì, farò un collegamento per gli altri giocatori del server. Eh, tanto tra fare l'hub ferroviario, una balla e l'altra, o le, il porto navale, o che cos'è che, che farò, non lo so. Comunque, qualcosa faccio, non vi preoccupate, collegherò tutto per tutto. Eh, devo ancora mettere le scale, effettivamente, perché saltellare non è il miglior modo per salire questa miniera. Diciamo ah, ce l'abbiamo <coughs> fatta, poi altra cosa ehm, ho iniziato a tra virgolette spianare la zona, di, ehm, la zona del, di quello che penso verrà fuori, una specie di porto. Che sarà qui, infatti, come vedete qua c'è una scalinata da tre. Ma vedete è solo una gradinata per adesso perché sono i gradini grossi, non ci sono ancora le scale. Eh, la gradinata, che arri arriva fin qua, qui, molto probabilmente metterò una cosiddetta, cioè quello che penso possa essere una specie di casupola di controllo del porto. O una capitaneria navale, che poi sarà anche ufficialmente casa mia anche perché dove vedete adesso la scritta casa mia quella zona lì verrà tipo eh, rasa al suolo eh, e eh, praticamente eh, verrà praticamente collegata a questa pozzettina interna col mare esterno eh, stessa cosa molto probabilmente farò di là eh, l'unica cosa che non so spiegarmi è quella macchia nera che vedete al centro schermo dove, sto, dove la sto circunnavigando col, con l'indicatore del mouse. Ehm, che eh, nonostante io abbia portato via, cioè distrutto il eh, diciamo malvagio è rimasta comunque, non so come portarla via. probabilmente sarà da portar via con qualche aggeggio della Towncraft, presumo. Solo che poi devo chiedere la Max per sicurezza. Comunque. Uh, qui farò la capitania di porto trattino casa mia. Um, poi andando in giù di qua, continuerei con la strada. E, um, che poi vedrò un attimo come fare. Uh, e poi, qui altra gradinata che poi diventerà scalinata. Allora, io direi di fare, io farei poi. Se avete consigli, fate pure. Di questa mega montagna dove volevo farci sopra il faro, io farei così. Qui all'interno mi faccio un magazzino e poi mi collego con l'autosmistamento del um, autosmestamento autocrafting del faro che faccio di sopra, um, poi qui sulla destra ho fatto una gradinata che sale e arriva praticamente. fin qua dove ci sarà poi il faro, Questo qui è la base del faro che ho lasciato praticamente intatta praticamente la montagna ufficiale era alta fin qua all'incirca, forse uno o due quadretti in più alta ehm, io l'ho scavato attorno per fare una specie di passaggio e una volta fatto questo passaggio ci ho fatto le varie entrate ehm, una è quella lì che avete visto dove, dove sono salito poi l'altra è questa qua, che praticamente voi arrivate da qua, cioè no, scusate, voi arrivate. No, ferma, ferma tutto. Allora, io prima sono arrivato di qua, poi anziché andare di qui, io scendo di qua. Ho un'altra scaletta. Che adesso ve la faccio dire in discesa, ma va bene lo stesso. Che non so per quale astroso motivo l'ho fatta, di passare qua sotto, che fa molto figo. Adesso, per qua, io, tipo, la puntello, faccio qualcosa di bello. E si ricollega qui all'altro angolo, cioè all'altro bivio, e poi sempre di qua ho fatto un, di nuovo un altro bivio. Che arrivati a questo punto, anziché salire di qua, possiamo salire da questa parte. Così teniamo sott'occhio anche il, il porto, tanto per fare i fighi. Eh, e arriviamo praticamente qua davanti alla salita del faro. Eh, non serve un cazzo, perché di strada ne bastava una, però mi piaceva fare una multistrada che tra una balla e l'altra arrivava nello stesso posto. Um, poi, altro Devo ancora verificare i salti della fede Visto da buon assassino devo ancora verificarli Ma non li verificherò adesso Perché sicuramente morirò malamente Già, questo qua è abbastanza fattibile Perché da qua Sì, ce, ce, la, ce la si fa uh, Devo un attimo vedere poi gli altri salti Perché come potete vedere dal profilo è molto eh, a molto dislivello la, la montagna e quindi non è molto semplice eh, fare un salto della fede dall'inalto. Bisogna un attimo o oh, devo fare un attimo due conti sul su quanto eh, spazio. In quanto spazio mi sposto durante il salto. Comunque, ehm, Diciamo che possiamo iniziare ufficialmente. Allora, eh, qui nel burrone, eh, ah, già che sono qua. Ho scavato un po' di cose. Non, non ho preso proprio tutto, tutto, ma un po' di cose le ho prese. Adesso finirò poi con calma di scavare anche di qua e inizierò a riempirlo. Molto probabilmente di, di cobblestone, del valle. Ehm, perché così almeno posso chiudere e fare il. Eh, eh, ma per favore, fare il iniziare una. Questo quello che presumo sarà il mio porto e tutto il resto. Comunque, altro da dire. Ho fatto il mio orticello, il mio cane da zucchero. Ah sì, ok. Quello che ho trovato in miniera. Che per fortuna non ho trovato tanti gas quindi non sono stato a registrare. Dunque. No, questo qua è tutto legno che ho fatto in niente. Poi, Ah, Eteral eh, Essence: Eteral Essence, Eteral Essence uno è eh, perdizio eh, e due eh, aspetti non conosciuti, eh, che eh, sono quelli dell'Auranod malvagio. Eh, poi, eh, ah, cosa che manca? Da qui niente. Poi, 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 poi. Ah, qui ci sono le varie stone che ho trovato nel sottosuolo. Partiamo dalla cobblestone normale, passiamo poi a, al granito rosso, eh, al granito nero, alla comatite che ti fa andare in coma come, come battuta storica che ormai mi sa che sarà una delle battute de, di questo server, eh, il marmo, ehm, il blue schist che non so di preciso come si pronunci e non ho una traduzione, il calc che non voglio sapere cos'è, la Ziltstone che neanche questa qua non so cosa sia bisogna chiedere max eh, altro marmo e, ehm, che prova di un'altra mod e la shale shale o come cavolo si pronuncia eh, poi invece le cose serie allora miniera eh, 20 eh, per adesso solo per adesso eh, 20 binari ehm, uno stack intero di iron più quasi un altro stack intero Uh, 62 di copper uh, quasi due stacche interi di tin purtroppo, uh, che c'è sempre questo divario allucinante non ho ancora ben capito il motivo um, coal uh, a non finire, uh, boh, c'è anche da canna da zucchero 8 lapislazzoli, un po' di bauxite, un po' di oil sand uh, tanto petrolio, che però è della traincraft che poi userò più avanti gli um, alberi della gomma come se non ci fossero domani 2 eh, di iron, 1 eh, di copper e 1 di tin di orberry. Spero di trovare anche l'oro e ehm, il bash dell'esperienza. Così siamo a posto per i eh, materiali, esperienze e cose varie. Poi eh, lo, abbiamo trovato lo zinco della Metallurgy 3. Che non mi ricordo ancora a cosa serve, però me lo, prima o poi salterà fuori. Un po' di osmium della Mechanism che ci sarà molto utile. Il quarzo della Playa Energistic. Poi mi sono fatto un watering can per velocizzarmi la mia produzione di, di pane ehm, in durante le tristi giornate sul server. Eh, un, po di, un paio di shard che ho trovato della towncraft da basso. Sempre lì, ehm, gomma residua. Ehm, e zolfo e saltpeter. Il saltpeter non mi ricordo di preciso cos'è, però sto sulla fiducia. Mm. Non mi ricordo cos'è, però va bene. Eh, <coughs> scusate, mi è partito un coso di tosse. E, e niente, basta. Ok, ehm, sono all'incirca 12 minuti che registro, quindi sarà il caso di iniziare a fare qualcosa. Eh, la cosa più ovvia che mi viene in mente da fare è prendere un pezzo di cobblestone. Anzi, prendiamone anche 3 o 4. Ho già degli stick ne mettiamo 4, 4 e 4 ci facciamo 4 palle o 4 palle nel frattempo dormiamo così spawnano meno mostri e abbiamo meno pulizia da fare sul uh, intorno a casa nostra usciamo e iniziamo a far su i pezzi per la Smelter, allora io inizierei anche a scavare qua dietro casa mia che non me ne frega assolutamente niente tanto mi serve gravel che ne avevo già un po' in casa e eh, sabbia quella che mi serve di più è la sabbia per adesso tanto poi qua andrà tutto via tutto via quasi quasi scenderei anche in miniera a vedere se ho della eh, gravel avanzata se tu vieni qua con me magari mi fai un favore grazie ne no, 37 almeno almeno per fare la smelta di base se non mi ricordo me ne sono 64 di sand quindi devo scavare ancora stavo già per sbagliarmi devo chiuderlo il prima possibile sennò no qua morirò malamente prima o poi io so già che morirò malamente in quel cazzo di burrone e dunque dicevamo, dunque la sabbia stavo facendo, ah, poi mi serve la gravel che è la sabbia almeno almeno 64, dovrei riuscire a prenderla senza problemi, ne abbiamo in abbondanza, essendo un bioma tendente al marino. Questo, ok, ne abbiamo già più di 64, ma per sicurezza, poi ne prendo ancora un po'. Quello che ci manca ancora è la clay. Che la trovo sul fondale del mare o chi per esso. Ah, qua intanto c'è dell'altro oil sand. allora, Come vedete, adesso io, qua, adesso faccio il figo. Mi posso avvicinare tranquillamente. Che avendo distrutto l'Auronod, non vengo risucchiato come l'ultima volta. Vedete, vedete, Vedi? non sono stato risucchiato. Che bello, guarda, non. Guarda, mamma, non sono stato risucchiato dall'Auronod cattivo. Forse perché l'hai distrutto, brutto coglione. Questa è sarebbe stata una tipica risposta che qualcuno di voi mi potrebbe aver dato in questo momento in cui facevo il deficiente. Ehm, dunque, clay, facciamola su tutta quella possibile... Eh, c'è ancora un mucchio qua sotto, benissimo. Devo solo ricordarmi di andare tipo a respirare, tipo adesso, e poi scendiamo di nuovo. Infatti, potevo anche scavarla da qua, forse da dall'alto e non ci ho pensato dettagli tecnici scriviamo anche questa ok qui l'abbiamo fatta su di clay ne abbiamo solo 48 quindi solo 48 dobbiamo andare a cercare ancora un po che sarà sempre comunque qui intorno perché non c'è molto da eh, non ce n'è mi sono tirato una guffata così epica, ho detto, ah, ma. Diampo ma, 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 ma marino, ce cioè, ne sarà un mucchio! Eh, sa, siamo pieni di clay! Mm. Sto cazzo! Allora, qui clay, niente qua, erbacce. Ah, qui sotto c'è della clay! Perfetto! Uno. Dai! Questo via, 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 gliela famo, gliela famo. Facciamo su tutta questa cl importantissima clay per la nostra futura smeltery. Che poi molto probabilmente la metto in un punto, ma la sposterò poi in un altro perché è solo una cosa temporanea giusto per avere gli attrezzi di base della. L, 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 non della Mechanism ma della uh, Tinker Tinker Construct. Uh, dunque, quanta ne ho di Clay 64 più 28. Facciamo su ancora questa e poi passiamo alla Gravel. E voi la? Ah, no, ce l'ho dimenticato uno qua. Intanto abbiamo anche rotto la pala, perfetto. Uh, adesso non ci rimane che far sulla gravel, che sinceramente non ne ho la più pallida idea di dove sia. Uh, a vista direi che non c'è della gravel qua nei dintorni, quindi. Uh, intanto dice l'isola di Max, non essendoci qui nei dintorni, sarà sicuramente. Dove si passa qua per salire di qua? ecco devo un attimo ancora abbassare poi se mi ricordo tra un episodio e l'altro questa zona così almeno ho la discesa più comoda per andare da max eventualmente eh, dunque da sta eh, una volta c'era della gravel qua vicino però vedo solo gente col cappello per adesso eh, di qua no Ah, c'era della te qua vicino non me ne sono neanche accorto eh, c'era della gravel. Ah, è più avanti. Sì, 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 mi ricordo dov'è. Scusate, ho avuto un attimo un uh, vuoto di memoria su dove, su dove fosse la gravel, che l'avevo vista prima. Mentre venivo in giù verso la mia, tra nuova casa, qui c'è un pezzettino di bioma che ha praticamente generato una specie di spiaggia di gravel. Anziché la spiaggia di anziché la spiaggia di, di, di sabbia, diciamo se non mi ricordo male è esattamente là in fondo però ce n'è già un po' qua qua ce n'è ancora poca andiamo là che andiamo sul sicuro che ce n'è tanta roba ciao pecora beh, anche a te tanto abbiamo praticamente raggiunto i eh, quasi 20 minuti se non dire, per non dire che sono 20 senza contare che devo anche considerare quando vi dico i minuti che sto registrando la sigla Perché la sigla è talmente lunga Però a me piace così eh, Che dura più di dura quasi 45 secondi Però è figa, mi piace, me la, me la terrò così Anche perché come, qual, come avevo detto a qualcuno in qualche risposta ai commenti, è difficile da modificare quella sigla, perché mh, è, è molto difficile da modificare l'audio. Eh, io non sono un esperto in eh, suoni e cose varie, quindi non, eh, non saprei da che parte modificarlo, come modificarlo, ma soprattutto perché modificarlo. E quindi non, eh, non, non lo modificherò. Uh, combinazione abbiamo 49 di gravel, numero a caso, solo perché ho nominato Max a inizio video devo avere 49 di gravel. Uh, faccio su ancora sto pezzo e poi ci vediamo dopo. Però essendo 20 minuti che sto facendo praticamente un cazzo, direi che ci vediamo direttamente nel, nel prossimo episodio in cui eh, spero di aver già fatto quasi tutti i pezzi della Smeltery così vi. Anche se l'avete già visto magari da qualcun altro Ve lo faccio rivedere anch'io Allora Aspetta un finisco qua Tanto un minuto, 30 secondi in più 30 secondi in meno, non muore nessuno Ah, Sto morto uh, Boh, niente ci... <coughs> ci vediamo nel prossimo episodio um, E quindi um, Ci vediamo nel prossimo episodio Che per me sarà Registrato fra pochi secondi Uh, quindi, per il momento, a dopo. Ciao a tutti!